Mio figlio, che è anche lui musicista in Bulgaria, ha detto: mamma, perché non ti prendo una piccola fisarmonica? Questa attività di suonare per strada mi è piaciuta non solo per questione di soldi. Ho fatto tante belle amicizie. Il giorno 3 gennaio, che era il mio compleanno, sono entrata solo in bagno per 2 minuti, sono uscita e non c'era niente, tutto sparito. Sono arrivata in Italia nell'anno 2006. Il primo mio lavoro era come badante. Mio figlio, che è anche lui musicista in Bulgaria, ha detto: mamma, perché non ti prendo una piccola fisarmonica e quando non sei a lavoro vai a suonare? Questa attività di suonare per strada mi è piaciuta non solo per questione di soldi, è tanto vero che ho bisogno di un aiuto, però ho fatto tante belle conoscenze, ho fatto tante belle amicizie che io apprezzo molto. Cerco sempre di cambiare i posti, di non dare fastidio ai negozianti, anche agli abitanti. Il giorno 3 gennaio, che era il mio compleanno, sono uscita di solito a suonare. Pioveva, mi sono messa sotto i portici, ho suonato diciamo fino alle 12, 12 e mezza, poi mi sono fermata a riposare, a pranzare in un bar, era pieno con gente, e di non disturbare ho lasciato la fisarmonica così fuori in modo che si vede da dentro, però io sono entrata solo in bagno per 2 minuti, sono uscita e non c'era niente, tutto sparito. Sono sentita malissimo. Stessa fisarmonica non poteva vendersi neanche per 1 euro, però per me valeva tanto. Io ero molto affezionata con questa fisarmonica, è adatta per la strada. Non tutti i fisarmonici, quelli italiani, non sono adatti per la strada, sono più fragili e si rovinano presto. Mi aiuta per mangiare quando rimango senza lavoro, sia per avere qualche amicizia nuova. Questa che tengo in mano mi è stata prestata temporaneamente. Ho comprato la sedia, una mia amica mi ha aiutato, che aspetto che mi arriva una valigia apposta per trascinare la fisarmonica, però non è questa questione. Sono disoccupata e sto facendo un corso per disoccupati di Sarta. Anche se ce l'ho lavoro, io esco lo stesso a suonare, perché non posso vivere senza suonare. Cosa vorrebbe dire alla persona che mi ha preso questa fisarmonica? Chiederei favore, se ha piacere, di tornarmela indietro, però non posso obbligarla la persona.